Ah, raga, eccoci, siamo online. Ok, siamo online. Bentornati amici di Formula 1 World.it, Formula 1 World, insomma, ci chiamiamo ormai come la nostra grande community. Bentornati, torniamo in onda 2 settimane dopo la pausa della Formula 1, insomma, che è tornata in pista ieri in un circuito direi abbastanza storico come il Nürburgring. Siamo ormai in prossimità di Imola, insomma, la prossima settimana c'è un'altra pausa, poi si va a Portimão in Portogallo e poi a Imola. Lunedì post-GP alle 18:15, puntuali come ogni dopo Gran Premio. Questa sera siamo in tre, abbiamo fatto la pausa ospiti questa sera perché vogliamo dare spazio ai nostri ragazzi della redazione. Allora, vado a salutare per primo, così non perdiamo tempo perché abbiamo tanto di cui parlare, Matteo Tambone che ci è tornato a trovare. Buonasera, Ciao Matteo, ciao Stefano. buonasera a lei. Dopo la pausa universitaria, insomma, è venuto. Si è reso subito disponibile Matteo, che di solito si occupa, insomma, supervisiona un po' la Formula 2, che sarà ferma, insomma, fino a, no a fine Sì, in novembre, perché pausa noi, anche lei. esatto, in pausa anche lei, noi teniamo d'occhio sul nostro sito, anche abbiamo, insomma, il nostro recap di Formula 2. Poi vado a presentare, se mi sente, Samuele, ci senti? Io ti sento Stefano, voi mi sentite? Sì. Sì, benissimo. Allora non vi Abbiamo. spaventate perché non è che Samuele l'hanno rapito niente, però siccome ha dei problemi con la cam, abbiamo deciso che piuttosto che non averlo per niente è meglio averlo audio. Tanto cioè, la faccia non è che sia bellissima, quindi alla fine Esatto, non si perdono nulla tanto. perdete niente. Ci abbiamo anche Matteo che un po' ti somiglia, quindi puoi fare tutte e due Mi sposto. abbiamo questa Vale per cosa. entrambi, dai. Esatto, sono già arrivati dei messaggi, io ringrazio. Allora ragazzi, innanzitutto vi ricordo formula1world.it, il nostro sito, la nostra pagina Facebook, questa diretta la potete rivedere ovviamente anche sul nostro canale YouTube. Chiedo sia a Matteo che a Samuele, appena hanno un secondo in pausa chiacchiere, di condividere sui vostri profili. C'è un rumore di sottofondo, è passato un aereo, no? Ok? Di condividere sui vostri profili la diretta e ovviamente anche chi ci segue di farlo anche voi, di condividere la nostra diretta di questo momento di Formula 1 World sui vostri profili personali. Allora, io volevo cominciare in realtà perché oggi l'avevo rintracciata. In giro, credo su una pagina Facebook, la foto del numero di Autosprint che sarà in edicola domani. Che mi invitiamo, io non è che voglio citare sempre Autosprint, però è la rivista un po' di riferimento. Aveva un titolo particolare, ora non lo ricordo esattamente. Comunque, diciamo un record che divide perché. Perché io oggi sono veramente molto molto arrabbiato. Io non comincio mai le dirette così, però vado a fare questo cappello introduttivo e poi coinvolgo ovviamente Matteo e Samuele perché parto da questa piccola cosa che è successa ieri sulla nostra pagina Instagram. Abbiamo messo semplicemente una foto, insomma, lo abbiamo visto, Hamilton ha vinto a Nürburgring, dove si tornava a correre dopo 7 anni, ha raggiunto Schumacher in testa alla classifica all time dei Gran Premi vinti con 91 vittorie. Abbiamo messo semplicemente una foto con il numero 91 e le immagini di Schumacher ed Hamilton e un utente rispettosissimo, non faccio nomi anche perché non mi ricordo, non è importante chi o cosa, ha scritto "Non diciamo cavolate". Allora, innanzitutto non c'è nessuna cavolata perché Schumacher è stato raggiunto da Hamilton a quota 91 vittorie ieri dopo il Gran Premio del Nürburgring, punto. Non abbiamo scritto che Schumacher è meglio, che Hamilton è peggio o viceversa. Il non diciamo cavolate, faccio questo esempio, lo prendo ad esempio, insomma, per farvi capire quanto, e non è capitato solo a me, perché ho visto anche un'altra collega di un'altra pagina, di un altro sito. Quanto questi social network, che poi non sono i social network, ragazzi, siamo noi, i social network non si scrivono da soli, no? Li scriviamo noi digitiamo, noi facciamo. Io
capisco che siamo nella patria della Ferrari, nella terra della Ferrari, nella terra del cavallino, a Maranello, il Ferrari Club, sapete benissimo che noi siamo vicinissimi ai Ferrari Club, con i quali vogliamo, e l'abbiamo già fatto, improntare delle dirette per dargli spazio e tutto quanto. Però ragazzi, quando si vince, quando vinceva Schumacher, eravamo io... Non mi ritengo ferrarista, probabilmente sono fortunato ad essere un po' super partes, naturalmente sono molto vicino alla Ferrari perché secondo me è una passione inimitabile a livello sportivo che va oltre a tutto. Però quando vincono gli altri bisogna rendergli merito, cioè non si può vedere, come mi è stato detto anche oggi sulla stessa pagina di Autosprint o anche da altre persone importanti che sento un po' costantemente, che ci sono 200.000 insulti a Hamilton perché Schumacher è un'altra cosa, perché Senna è un'altra cosa. Guardate la tuta dietro di me, io sono un sennista convinto, sono un sennista assolutamente convinto, perché la mia passione per la Formula è cominciata da lui. Tra l'altro ne ricordo solo l'ultimissima parte, perché comunque non posso neanche dirlo di averlo vissuto, anche perché quando se ne è esordito in Formula 1 io avevo un anno. Io metto tutte le carte scoperte sul tavolo, però non è che, come ho visto in una pagina di Senna ieri, ok, Hamilton ha raggiunto le vittorie, però Senna è inimitabile, ma naturalmente, però noi non possiamo improntare, come mi è capitato di vedere ieri, tutta la questione sul confronto Hamilton-Senna, Hamilton-Schumacher, Hamilton questo, Hamilton quell'altro. Io vi dico il mio punto di vista, però... Se noi mettiamo una foto col numero 91 e di Schumacher con Hamilton e finisce lì, è semplicemente una notizia di cronaca che dice che Hamilton ha raggiunto Schumacher numericamente. Poi, se voi volete dire, e se le persone vogliono dire, che Schumacher aveva avversari, Hamilton no, la Mercedes è troppo forte, questo vince contro nessuno, non è vero. Io noto tantissimi piloti dal divano, tantissimi piloti di Formula 1 dal divano, che è molto più comodo, come ho scritto oggi su Facebook e l'ho scritto anche nel mio editoriale rendendo omaggio a Hamilton, che però non hanno mai fatto una gara in Formula 1. Non so, Matteo, tu cosa hai vinto da giovane? Io sono arrivato terzo a un torneo di tennis, non ho mai vinto 91 Gran Premi di Formula 1. Io forse una PlayStation, forse. Esatto, questo per dire, ragazzi, che ci sta tutto, anche perché siamo contentissimi che seguite non solo noi, ma tutti i siti di Formula 1, perché sapete, io non sono sempre aperto alla concorrenza, siamo tutti sulla stessa barca. Però quando si commenta su Facebook, che è la patria del commento dove si bypassa il ragionamento, bisogna usare la testa. Non si può dire che le vittorie di Senna, Schumacher o Jim Clark valevano e Hamilton è un cretino. Cioè, Hamilton ha vinto 91 gare. È stato, tra l'altro, voglio anche dire una cosa, la questione penalizzazioni è una cavolata. Ma se c'è una persona danneggiata adesso è stata proprio Hamilton. Io lo giro questa cosa a voi due ragazzi e a tutti quelli che ci seguono, perché chiunque può dire la sua e ci mancherebbe altro, ma non insultare, non che sia successo sulla nostra pagina, ma i commenti che ho letto in giro sono una cosa allucinante. Cioè, Hamilton pilota fortunato, ma guidare dal divano è molto più comodo, il sedile della McLaren o della Mercedes è molto più scomodo, è meglio guidare dal divano, ma nessuno di noi è pilota di Formula 1. Se Hamilton ha vinto 91 Gran Premi con una evoluzione che ha fatto dal 2007 fino ad oggi, lo ha fatto meritatamente, non lo ha fatto perché glieli hanno regalati. Dicevo, e chiudo, prima di dar parola a voi due, discorso penalizzazioni. Bisogna ringraziare che, chiaro che non è un grande piacere, lo poteva raggiungere Schumacher al Mugello, sarebbe stato un dolore nei 1000 Gran Premi della Ferrari. Lo ha fatto al Nürburgring, male minore perché è sempre terra di Schumacher, ma ringraziate che non lo ha fatto né a Monza né in Russia, perché Hamilton a Monza in Russia è stato defraudato di due vittorie, perché se Magnussen non parcheggia la macchina a Monza, Hamilton vince anche quel Gran Premio. In Russia gli hanno dato due penalizzazioni di 5 secondi, che se l'avessero date alla Ferrari sarebbe venuto giù il mondo. Allora, per dire, ci stanno tutti i discorsi, però cerchiamo, e questo lo dovete fare in cuor vostro, i tifosi lo devono fare ciascuno in cuor loro, di tenere separato il giudizio di cuore dal giudizio di testa. Se Lewis Hamilton, epoca diversa, Formula 1 diversa, è chiaro che i record vengono tutti annullati, perché gli aerei che abbiamo oggi in pista annulleranno tutti i record, vanno
più forte, la tecnologia si è evoluta. Quindi è chiaro che un confronto fra epoche è difficile da fare, ma siccome sono mesi che leggo Hamilton Schumacher, allora lasciamo in pace già Senna che non c'è più, Schumacher che passa quello che passa e festeggiamo Hamilton. Ognuno ha fatto il suo percorso in Formula 1 e io credo che al di là della bandiera noi dobbiamo essere contenti di vedere da appassionati di Formula 1 questi piloti qua. Finirà anche l'epoca di Hamilton, arriveranno altri piloti. Ditemi perché per esempio Verstappen sì, Hamilton no. Sono d'accordo che Verstappen sia un ottimo pilota, ma Verstappen sì, Hamilton no. Cioè uno ha vinto 9 gare, l'altro ha vinto quasi 7 mondiali, 91 gran premi, Verstappen sì, Hamilton no. Allora io vi chiedo, cerchiamo comunque di... Io sono uno poi che dice le cose purtroppo per fortuna in faccia sempre. Cerchiamo di essere chiari, rendiamo omaggio e merito a un pilota strepitoso che ha lavorato su se stesso, che ha sempre reso omaggio a Senna e Schumacher, proprio perché il confronto col passato, lo stesso Hamilton l'ha apprezzato. Avete visto le parole per Schumacher, avete visto quando iniziò a correre nel 2007-2008 con il casco di Senna velatamente con i colori, non era proprio uguale ma era simile. Ha sempre avuto rispetto, è un pilota che è una rottura in base rispetto al passato, perché ha rotto col passato, ha fondato una linea di moda, ha denunciato tutti i problemi dimostrandosi se stesso, che poi uno può essere d'accordo o meno, non c'è problema su questo, per cui non mi sembra che abbia fatto del male a nessuno. Io credo che invece la Ferrari debba guardare in casa propria, i tifosi guardare in casa propria, che già sono disperati, siamo tutti, come detto, io non sono intrinsecamente ferrarista, né per Hamilton né per nessuno, però dico, mi piacerebbe molto anche a me rivedere la Ferrari al top, e ci mancherebbe pure, perché guardate che ne gioveremmo anche noi della comunicazione che la Ferrari andasse al top. Però la mafia Mercedes, questo ha rubato, questo ha penalizzato. Io vi vorrei ricordare, ripeto, che a Monza in Russia, secondo me, il penalizzato è stato Hamilton. Poi io non sono per nessuna penalizzazione, perché questa, come scriveva Luigi Perna sulla Gazzetta dello Sport la settimana scorsa, la Formula 1 sta diventando un tribunale. Ma questo vale per Hamilton, per Vettel e per tutti quanti. Per esempio, io l'anno scorso in Canada non avrei penalizzato neanche Vettel. Vettel è rientrato in pista, si è tenuto la posizione, cosa lo penalizzi a fare? Però questo vale per tutti. Ma se dobbiamo fare, come nel calcio, i giochi di bandiera, io non ci sto. Questo vi dovevo come cappello introduttivo, ho portato via, scusate, un po' di tempo, perché veramente ne ho lette di tutti i colori. Ognuno ha le sue idee, però cerchiamo di rendere merito a chi sta in macchina e corre e vince 91 gran premi rispetto a noi che stiamo alla domenica a fare il pranzo dalla suocera e a guardare i gran premi sul divano. Matteo, sei d'accordo o no? Se non sei d'accordo, dimmi. No, sono perfettamente d'accordo con te, Stefano, anche perché effettivamente la sezione commenti di una qualsiasi pagina su Facebook, effettivamente la nostra o qualsiasi altra, alla fine si trasforma in quello che sarebbe il Bar Sport il lunedì, sì. Solo appresa più immediata e soprattutto diciamo senza contraddittorio, perché alla fine una sezione commenti è molto più facile da monopolizzare che una vera e propria discussione con delle serie argomentazioni. Tu dicevi Hamilton fortunato, può essere, ma ci sta, come ci sta in ogni sport e in ogni componente di vita, è assolutamente come affermi tu, tanto può essere detto fortunato in alcune situazioni quanto è stato defraudato in altre, appunto vedasi Monza, vedasi adesso il caso Russia delle due penalizzazioni. Paragonare i due, come hai detto tu, carta canta, quindi i numeri sono quelli, però le epoche sono totalmente diverse. Bisogna riconoscere che sono entrambi due campioni, sicuramente sono sul podio, mettiamola così, dei più grandi di tutti i tempi, un podio che sicuramente non si ferma solo a tre posizioni, ma soprattutto bisogna rendere onore ad Hamilton non solo per quello che ha fatto nello sport, quindi con i record e con le prestazioni, ma anche tutto quello che ci gira attorno. Hamilton, secondo me, è al netto delle antipatie personali o anche delle tifoserie, perché ricordiamo che ognuno ha la sua campana, quindi io posso preferire questo pilota, posso preferire quell'altro, è un personaggio, discutere il personaggio Hamilton è un personaggio che al mondo della Formula 1 ha fatto bene sia per quanto riguarda riportare in auge uno sport che magari stava subendo anche, diciamo,
non dei rallentamenti, ma magari non era, ricordiamo che comunque prima della presa di Liberty Media la Formula 1 non se la passava benissimo, quindi comunque magari anche accentrando su di te sei comportamenti che magari qualcuno potrebbe prendere in antipatia, diciamo, si è fatto promotore di un nuovo sport che è stato assolutamente rifondato sia a livello sportivo che a livello personale, quindi tanto di cappello a Hamilton. Samuele, voglio sapere la tua. Prima di sapere la tua, però, se tecnologicamente ce la facciamo, sì, volevo far vedere poi anche ciò che insomma ha fatto discutere, perché qua bisogna fare un lavoro tutto di regia. Allora ti chiedo la tua, ci attacco soltanto questo discorso, perché altra cosa che ha fatto discutere, insomma, questa foto dove il figlio di Schumacher dà il casco a Hamilton. Giustamente il casco lo ha ribadito anche noi, teniamo sempre presente le pagelline di Giorgio Terruzzi, bellissime anche questo weekend, andatevele a vedere, giusto per come spunti, ma non è solo l'unico spunto che abbiamo, che ha insomma detto che effettivamente Schumacher non ha vinto nulla con la Mercedes, quindi non era il casco giusto da dargli. Però aggiungo anch'io, ragazzi, anche qua polemica. L'importante è far polemica, vero? Perché è chiaro che la Mercedes non può dare in mano, per come la vedo io, e è stato detto anche oggi su Radio Sportiva, non mi ricordo da chi, un casco che sia della Ferrari. Cioè, è chiaro che la mossa di marketing, ripeto, per come la vedo io, è chiara, il casco deve essere del periodo della Mercedes di Schumacher. Quindi non andiamo a discutere. È un bel gesto, finto, probabilmente confezionato dal marketing Mercedes, va benissimo, però è un bel gesto. Io credo che, Samuele, insomma, la stima poi sia vera di Hamilton verso Schumacher, no? Quindi ti chiedo un po' su tutto anche la tua opinione e, come ripeto, se ho detto delle cavolate, fermatemi. Poi leggiamo un No, po' di. avete assolutamente ragione, anzi è quasi assurdo essere qui a ribadire che sono polemiche sterili quelle che i vari tifosi da bar hanno alzato questo weekend e non solo. Chiaramente è impossibile e assurdo confrontare piloti di epoche diverse, che corrono su vetture diverse. È anche assurdo già solo fare un paragone tra Hamilton e Verstappen. Anche se corrono nello stesso periodo, le vetture sono diverse, le vetture hanno un comportamento diverso, non è detto che Verstappen si possa adattare allo stesso modo alla Mercedes o al contrario, quindi fare paragoni è un qualcosa di inutile. Detto questo, gli unici numeri che possono permetterci, ecco, di valutare un pilota sono questi, sono il numero di vittorie. Hamilton ha raggiunto Schumacher, quindi è giusto in questo momento premiarlo e valutare tutto ciò di buono in cui ha fatto in questa carriera. Ecco. Altro è difficile valutare. Per quanto riguarda Schumacher, io non ci vedo nulla di male in questo gesto, secondo me è una cosa logica, è un casco oltretutto con cui aveva corso in Mercedes, quindi è tutto lineare. Allora, voglio leggere un po' di messaggi. Intanto qui c'è una bella immagine di Schumacher e Hamilton insieme ai tempi della McLaren per Hamilton e per la Mercedes con Schumacher. Allora, sono arrivati tantissimi commenti. Emanuele, terzo posto, costruttori, chi ha probabilità fra Racing Point, McLaren e Renault? Aspetta un attimo che questa è una domanda bellissima, te la teniamo fra qualche minuto, ti rispondiamo. Poi volevo andare a ripescare. A ripresentato salutiamo Silvano. Allora, Antonio Salandra, la Mercedes ha fatto male alla Formula 1. Ok, ora, siccome noi qui accettiamo le opinioni di tutti, ci spiegate perché la Mercedes ha fatto male alla Formula 1. Io vi giro una domanda. Ma è perché non vince più la Ferrari e domina la Mercedes vita natural durante? Ripeto, l'abbiamo detto un po' tante volte questa cosa. La prima pagina di Autosprint nel 2004, la magnifica noia, la noia della vittoria sempre della Ferrari ogni anno. Ora, nel 2003 la Ferrari sudò molto quel mondiale, è vero, però nel 2001 vinse il 25 agosto in Ungheria. È stato comunque un grosso dominio. Sono stati 26 mondiali consecutivi costruttori, esattamente come ha fatto la Mercedes. Allora, perché la Mercedes ha fatto male alla Formula 1? Perché non possiamo dire la Ferrari ha monopolizzato la Formula 1 allora? Cioè, io è
sono questi messaggi che vorrei capire un attimo di interpretare, ma io ovviamente ne voglio parlare perché è giusto e siamo qua apposta per parlarne. Bellissimi gli sguardi di Mick e Lewis, sì, nella foto che abbiamo messo prima l'ho tolto un po' precocemente, me ne chiedo scusa. Alessandro Max Merolla, la macchina che vince sempre alla fine stanca, ma io su questo sono d'accordo, sarebbe bellissimo vedere un campionato, come dire, sempre bello che ogni anno vince un altro, però ragazzi, 4 mondiali la Red Bull, 6 quello che è, 5 la Mercedes, ma 5 anche la Ferrari, se facciamo una considerazione, Matteo, non di bandiera, ok, però se facciamo una considerazione di bandiera, ragazzi, non ci stiamo. Tra l'altro, Matteo, voglio coinvolgerti, sì, su questa cosa che riguarda Bottas. Perché dico questo? Intanto c'è un altro messaggio di Antonio che dopo mi ha dato uno spunto, lo metto. Bottas, allora, cari ragazzi, Hamilton sarà, oggi sono infervorato perché poi dobbiamo essere obiettivi, io non voglio essere contraddetto, cioè frainteso perché tengo Hamilton, tutt'altro. Però Bottas ieri aveva fatto benissimo, bella qualifica sabato, era partito benissimo, tra l'altro ha tenuto testa a Hamilton in quella curva, alla prima curva, in modo fantastico, e Bottas ultimamente era già 3 o 4 volte che partiva male. Poi però, ragazzo mio, ok, dopo ti cede il motore, però voglio dire, mi fai una curva, mi sbagli il freno, mi sbagli la frenata e ti fai superare. Queste sono sbavature che secondo me Hamilton faceva nel 2007. Non ricordo, forse a memoria d'uomo, delle sbavaturine così di Hamilton. Bottas la fa e Bottas ha la stessa macchina, o mi sbaglio? Sì. Sì, diciamo che il confronto adesso il confronto tra due con la stessa macchina è possibile da fare, ed effettivamente il lavoro che Bottas sta svolgendo fino al momento del lungo in curva 1 era un lavoro egregio, perché comunque è stato autore di una super qualifica, ricordiamo è stato davanti ad Hamilton di 250 millesimi, che se ricordiamo solitamente tra i due intercorrono un 5 centesimi. Ha fatto un super lavorone in qualifica. Purtroppo il fatto di aver messo poi il motore in avaria, ecco, forse quella è stata una mezza scusante, perché se avesse poi concluso la gara dietro Hamilton, le schicche dietro le orecchie, un guasto alla Mercedes, cioè raro, credo sia la prima volta dopo un sacco di tempo. Sì, diciamo che un guasto alla Mercedes da costringere il ritiro, se non sbaglio, non si vedeva dall'anno scorso, e in più ricordiamolo che sia Hamilton che Bottas avevano il motore nuovo. Quindi questo guasto, puzza, però è decisamente una new entry, ecco, nel 2020 di una Mercedes che monopolizza tutta la scena. Lui ha affermato di essere andato in chiesa a pregare dopo lo scorso Gran Premio. Diciamo che in questo momento ha bisogno di tutti gli aiuti possibili, perché comunque le doti ha perso una buona occasione, insomma. Ha perso una buonissima occasione. Non riapriva niente, però insomma. Le doti ha fatto vedere di averle, quindi certamente non per superarlo, però per stare al passo. Poi questi piccoli errori da pilota ancora inesperto. Diciamo che Bottas ha una scusante che magari si può attribuire, il fatto di non aver mai guidato prima dell'esperienza Mercedes macchine al top, mentre comunque Hamilton anche nei periodi di magra la vittoria era quasi sempre in lizza. Ricordiamo che comunque è stato un valido sfidante per le Red Bull. Secondo me Bottas ha ancora da farsi le ossa, ecco, in questo punto. Non potrà... viene spacciato per anti-Hamilton, ma purtroppo in questo momento anti-Hamilton non è. È un ottimo pilota, è capace di fare podi, pole position, vittorie, però se in questo momento ci sono due personalità, ecco, che possono ambire alla lotta finale, al netto poi delle prestazioni del mezzo, secondo me sono Hamilton e Verstappen, solo loro, gli altri sono tutta un'altra categoria. Allora, Samuele, ti leggo la pagellina di Terruzzi, voto 4 a Bottas, mi fa la pole, mi parte davanti, mi punta a un gran finale di stagione, poi punta il piedone sul freno come mia mamma quando guida mia sorella.
O Santa Polenta, Findus più che mai, perché lui lo chiama sempre Findus. Samuele. Beh, ricordiamo innanzitutto che le pagelline di Terruzzi sono ironiche perché Sì, certo. noto molte persone fare commenti No, eh sì, è chiaro. negativi Ma lo verso. vedi anche lì dai social. E lui stesso, quando è Esatto. venuto da noi dopo il Gran Premio di Spagna, disse che le pageline sono chiaramente un gioco. È chiaro. Chiaro, chiaro. Detto questo, guarda, io non credo che Bottas. Quest'anno Bottas sta facendo una buona stagione, secondo me, a livello di velocità. Quello che manca a Bottas è concretizzare. Chiaramente non può avere solamente una quindicina di punti, adesso non ricordo esattamente, di vantaggio su Verstappen, con una Mercedes così superiore alla concorrenza. Detto questo, non è mai stato lento quest'anno anche nei confronti di Hamilton, ha fatto le sue pole position e ha fatto le sue gare in testa. Però sì, questo è molto importante. Quando può andare qualcosa male a Bottas, solitamente va. Però a livello di competitività assoluta, non credo che sia così negativo. Allora, volevo un attimo ripescare, insomma, un po' di messaggi. Intanto qui siamo sul nostro sito F1 World, ve lo ricordiamo, perché avete parlato di Verstappen e c'era, lo vado a ripescare, un messaggio su Verstappen. Che credo, ah, ecco, della nostra Erika Mauri, infatti, che salutiamo. Vedi che è timida, che non interviene in diretta, però ci scrive. No, scherzo, ovviamente. Verstappen verrà criticato come Hamilton quando vincerà come lui. Può essere. Viene adorato ora perché sembra essere l'unico avversario di Lewis dopo Valtteri sulla stessa vettura. Diciamo che in molti si provano ad aspettare che si levi dalle scatole Hamilton, questo sicuramente, e non nego che siamo tutti curiosi di vedere il post Hamilton, però ecco, credo che Verstappen abbia fatto il massimo. Tra l'altro rimane sempre abbastanza, o perlomeno più vicino che può alle Mercedes, ma ovviamente è dura. A questo proposito, anzi, prima leggiamo altri messaggi, poi parliamo del motorone Honda, come dicono a Race Anatomy, perché avete scritto veramente in tanti. Volevo a lanciare un altro. Oggi salta un po' la scaletta. La Formula 1 attuale, grazie a Mercedes, ma FIA, quindi la federazione, una vera sporcizia. Allora, cari ragazzi, caro Antonio Salandro, io ti voglio bene, ti ringrazio che ci segui, ma a me piacciono queste discussioni perché queste sono vere discussioni senza peli sulla lingua. Però io ti dico una cosa, poi vorrei che mi rispondessi e Samuele, riparto da te perché avevi parlato meno un po' prima. Ragazzi, io vi faccio tre nomi. Io vi faccio tre nomi. Stefano Domenicali, capo della Formula 1 dal 1 gennaio 2021, presidente della FIA, Jean Todt, responsabile anche della Formula 1 nella federazione, Ross Brawn. Ragazzi, giriamola come volete. Domenicali, Jean Todt e Ross Brawn, per quale scuderia hanno lavorato? Non mi risulta la Mercedes. Ora, detto questo, non è che se Domenicali va a capo della Formula 1 dal 2021 e Ross Brawn è nella FIA insieme con Jean Todt, o quello che è Jean Todt, presidente della FIA, vuol dire, perché se no vedremo la Ferrari sempre in testa. La Ferrari fa schifo, per cui c'è qualcosa che non va. Allora, o i complotti non riescono bene, oppure, come cerco appunto di farvi capire, non è che la Formula 1, non metto in dubbio, ma la politica poi nella Formula 1 c'è sempre stata. Non metto in dubbio che ci siano sempre pressioni politiche, come per esempio al Gran Premio di Stiria, prima gara, Helmut Marko della Red Bull cosa ha detto? Il DAS è irregolare. Perché? Perché la Mercedes bisogna un po' scompigliarla facendole anche pressione. La Mercedes va col monopattino Hamilton su, lo ricordate la scena, a reclamare per la penalizzazione, ma questo è normale che succeda. Però se stiamo a questi discorsi, se ci fossero Toto Wolff, il povero Niki Lauda quando c'era alla Mercedes e un altro della Mercedes a capo di questi tre organismi, voi che cosa avreste detto? Vi ribalto la domanda. Quindi cerchiamo anche di capire che sulla dietrologia noi non ci possiamo fare niente. Io penso, come dico, faccio il paragone calcistico, al campo. Cioè, la Ferrari ha
non è, anche ieri c'era uno dei rari messaggi giusti. Samuele, la Ferrari fa i pit stop in 4 secondi e 4, gli altri ce ne mettono 2. Ecco, noi dobbiamo andare a vedere questo. Perché la Ferrari fa i pit stop in 4 secondi e 4 e gli altri in 2? Perché sappiamo, ne abbiamo parlato più una volta, grande disorganizzazione, grandi problemi. Cioè, la Ferrari non è che non vince perché c'è la mafia Mercedes. Poi che la politica ci sia in Formula 1 e ci sia sempre stata, non ho dubbi. Però sono, Antonio, ovviamente non me ne volere, non è un giudizio personale, però sono dei messaggi così sui quali io non concordo. Perché se ti cito Ross Brawn, Todd e Domenicali, Todd, Domenicali e Ross Brawn non hanno mai lavorato per la Mercedes, hanno lavorato per un'altra scuderia che sapete bene qual è. Per cui su questo piano come la mettiamo? Samuele. Stefano, hai toccato un punto molto interessante. Ricordiamo, oltre alle tre figure che hai appena citato, anche i vantaggi che ha la Ferrari, sia a livello economico che, per Esatto, esempio, il diritto di veto che aveva nel patto della Concordia precedente e ha mantenuto, per il rinnovo del 2022. Quindi, se il dominio fosse Ferrari in questo momento, magari non molto in Italia per ovvie ragioni di tifo. Però la stessa cosa la si potrebbe dire nei confronti della Ferrari, anzi, ci sarebbero molte più motivazioni e ragioni per affermarlo. Matteo. No, non so, qui no, aspetta che vediamo che Antonella, non dimenticati di Ricciardo, no? Adesso ne parliamo perché merita assolutamente. Scusate un attimo, ok, Alessandro, Max Merola, non sto parlando tifoso benissimo. Allora, metto il messaggio di Ruggero che ci segue sempre, che saluto, ragionamento giustissimo di Stefano. No, ma Stefano dice la sua. Come tutti, non sopporto le opinioni da social che non sono opinioni, sono vomitare sentenze. Io il vomitare le sentenze non lo sopporto. Perché se vogliamo parlare da tifosi, parliamo da tifosi, se vogliamo parlare di sport, prendiamo la giusta distanza e parliamo di sport. Ma non solo, i regolamenti li fa la FIA con Pirelli e i 10 team. Per essere approvati, tutti i 10 team hanno approvato all'unanimità. Quindi la Ferrari e la Red Bull in primis sapevano a cosa andavano incontro. Basta pensare a fare dietrologia. Io sono d'accordo con te, Matteo. Samuele ha citato una cosa che avevo dimenticato, importantissima, che avevo dimenticato. Binotto, come ho parlato, insomma, qualche settimana fa con una persona che ha lavorato in Ferrari, che ha lavorato anche a stretto contatto con Binotto, è una figura economista perché la Formula 1, questo purtroppo è diventato, e lì possiamo aprire il capitolo passione, distanza dai tifosi, tutto giustissimo. Essendo un economista, Binotto i risultati li ha ottenuti soprattutto fuori che in pista, perché come diceva Samuele, la Ferrari, la Mercedes voleva addirittura contare, e sono 6 anni che vinciamo noi. E no, stai al tuo posto perché Ferrari, Williams, McLaren sono team storici e hanno portato a casa i risultati economici che dovevano. Quindi sono d'accordo con Samuele, se non fossi d'accordo glielo direi, ma sono d'accordo perché a livello politico, appunto, sono stati ottenuti risultati abbastanza vantaggiosi, no? Sì, questo non è assolutamente un fattore da escludere a favore di Binotto. Io vorrei semplicemente, non per correggere una cosa che hai detto prima, semplicemente perché tra i tre che hai citato, Ross Brawn è Sì, stato è stato di brevemente Mercedes. team principal mese, però questo diciamo lascia un po' il tempo che trova, perché alla fine se vogliamo andare a fare appunto dietrologia, come diciamo, non ne caviamo un ragno dal buco. Binotto i suoi risultati li ha ottenuti. Ovviamente la situazione Ferrari in questo momento è quella che è, ne abbiamo parlato abbondantemente, sotto gli occhi di tutti, come leggevo dai commenti, se non sbaglio, vorrei che la Ferrari è stata messa a lato per questo campionato. No, Secondo me la credo che Ferrari, si sia messo da lato da sola, no? esatto, Anche perché, esatto, ragazzi, si diciamo, sapeva dai test a Barcellona, sì. o no? Sì, diciamo che la Ferrari sicuramente, diciamo, con quel famoso accordo segreto, qualcuno avrebbe, diciamo, scritto a più riprese anche su delle testate, che magari Binotto avrebbe dovuto fare la voce grossa e puntare i piedi e dire o così o noi ce ne andiamo. Questo secondo me non è un modo di fare sport e avrebbe fatto molto disonore alla Formula 1, alla Ferrari in Formula 1. Perché ricordiamo che la Ferrari è in Formula 1 non solo per vincere, ma anche per fare quello che poi fanno tutti quanti, quindi sponsorizzare il marchio. Binotto, come hai detto tu benissimo, i risultati li ha ottenuti in campo politico, è riuscito a imporsi sul patto della Concordia. Adesso c'è da stringere i denti, ma io sono molto, molto fiducioso nel futuro. Certo, adesso vedere che gli altri progrediscono e noi un po' di meno, noi Ferrari, parlo da ferrarista purtroppo.
noi un po' di meno fa certamente male, però non si può fare altro. Quindi siamo lì semplicemente criticare, penso sia inutile non sapendo quello che c'è dietro, soprattutto non sapendo il lavoro che stanno facendo, perché alla fine gli aggiornamenti in pista non ci sono, ma ricordiamo tutto il discorso gettoni e quant'altro. Però se non avete le... Io sono dell'idea che dato che non abbiamo con noi le chiavi delle saracinesche di Maranello, non potendo sapere cosa stanno facendo, dobbiamo tenere duro e quindi intanto dare fiducia a Binotto è comunque un segnale molto molto positivo. Naturalmente ti precisiamo che stiamo qua, è bellissima questa puntata perché ci confrontiamo, parliamo quindi assolutamente nulla di personale con nessuno perché siamo sempre stati molto, molto centrati, però insomma onestamente io volevo partire oggi dando questo spunto perché non, perlomeno nella mia visione dello sport, se un altro vince ed è più bravo. Anche perché non è che la Ferrari arriva seconda, avrà diritto di lamentarsi forse Verstappen, però ragazzi, la Ferrari quest'anno fa fatica. Non metto in dubbio che ci sia stato l'accordo l'anno scorso col motore, siamo tutti d'accordo. Però secondo me, lo dico, faccio una valutazione sportiva in generale, quando se tu fai schifo e gli altri vincono, hai diritto di parola se vieni beffato. Per esempio, lo scorso anno la Ferrari era competitiva, ripeto, in Canada è stato ingiusto penalizzare Vettel, che è rientrato in pista tenendo la posizione, è stata una penalizzazione stupida quella lì. Ma non è che Hamilton è un cretino, che Hamilton tira i fili della Formula 1. Io credo che, come diceva Matteo, non abbiamo le chiavi né di Maranello per capire cosa succede in Ferrari, anche perché noi l'abbiamo detto, abbiamo ipotizzato, abbiamo chiesto. Però ragazzi, a proposito di social, anche la Ferrari, tutte le settimane gli stessi discorsi, vergogna, vergogna, vergogna. Ho capito, vergogna. La Ferrari è stata 21 anni senza vincere il mondiale, arriveranno i tempi in cui la Ferrari ritornerà a vincere. Però non è che tutte le settimane su vari, non tanto sulle nostre pagine, ma in generale su quello che leggo, Ferrari vergogna perché siamo diventati ridicoli qua e tutto quanto. C'è sicuramente un problema ed è proprio per questo che dico che prima di pensare alle vittorie degli altri bisogna un po' pensare a casa propria. Ovviamente questa è la mia chiave di interpretazione, ognuno ha la sua. L'importante, secondo me, noi vi forniamo gli strumenti perché abbiamo sempre il sito aggiornato, cerchiamo sempre di portarvi dentro di noi, di parlare, di confrontarci, proprio per farvi creare un'opinione e un'idea. Non le, ripeto, sentenze da Facebook, pilota fortunato, mafia Mercedes, che per me lasciano il tempo che trovano. Naturalmente questo detto con tutto l'affetto possibile. Allora, voglio parlare della Renault. Samuele, la Renault torna sul podio dopo dal 2011. Ricciardo, la Renault stava migliorando e Ricciardo se ne andrà alla Mercedes perché la McLaren verrà motorizzata Mercedes. Io sono molto curioso di vedere il caro Ricciardo anche a me mi piace chi interpreta lo sport sempre in questa maniera, così alla leggera, così tranquillamente, così in modo sorridente, nonostante le rivalità e la gazzarra che ci deve sempre essere. Ti faccio una domanda, Samuele, ma lo faccio anche a chi ci ascolta, ma non era meglio che la Ferrari pigliasse Ricciardo e non Sainz? Io sta cosa ce l'ho dentro da un po', poi magari non era possibile. Forse si è voluto puntare sempre su Leclerc ancora di più, Ricciardo non sarebbe stata una seconda guida valida perché magari si poteva ricreare un po' la situazione con Vettel e comunque beato Ricciardo perché l'addio alla Renault è molto più dolce di quello di Vettel alla Ferrari, no? La Ferrari ha voluto spendere meno soldi, altrimenti probabilmente avrebbe preso Ricciardo, però ne ha fatto anche un discorso di budget. E poi chiaramente, avendo un pilota giovane sul quale poter puntare, ha deciso di lasciare il ruolo di pilota di punta a Leclerc. Su Ricciardo io non sono così sicuro che rifarebbe la stessa scelta, vista la competitività della Renault. Il prossimo anno la McLaren è vero che avrà la motorizzazione Mercedes. Però, potendo fare pochi cambiamenti sul telaio, non è detto che il motore Mercedes si possa integrare bene con il telaio della vettura inglese. Quindi, sarà un po' tutto da vedere, sicuramente è molto interessante. Ricciardo sta facendo davvero una grande stagione, vediamo anche il confronto con Ocon. Ricciardo è praticamente sempre davanti, molto costante, molto consistente, e la vettura di Hanson ha fatto un grosso passo avanti quest'anno. Si sta giocando il terzo posto costruttori, vedremo a fine anno, però sicuramente il trend è quello che di vedere la monoposto francese
terza nel costruttore, così rispondiamo anche alla domanda sul, Sì, che sì, era sì. arrivata su Allora, chi vediamo al Antonella, terzo Ricciardo è posto. una prima guida, sì, Ricciardo è vero, infatti anche secondo me poteva oltre al discorso economico che ci dice giustamente Samuele, vado a ripescare e gli rispondiamo subito perché lo avevo lasciato in sospeso, la scaletta completamente saltata, ma no, ma in realtà abbiamo toccato un po' tutti i temi. Terzo posto, costruttori, chi ha probabilità tra Racing Point, McLaren e Renault? Matteo, la Renault certamente sta facendo un bel percorso, un La po' diciamo. Renault è assolutamente in crescita da inizio anno, ha sfiorato il podio a più riprese e adesso finalmente ce l'ha fatta con tanta pace di Abitbol che adesso dovrà tatuarsi qualcosa a scelta di quel pazzo di Ricciardo. Quindi non escludo che possano aggiungere anche altri podi nei pochi appuntamenti che ci rimangono da qui alla fine della stagione. Certo, questo podio non è, comunque dobbiamo tenere in conto che è scaturito anche da un ritiro di una Mercedes. Quindi, comunque, è un podio molto meritato, sì, ma anche abbastanza, diciamo, legato al contesto. La Racing Point ha dimostrato benissimo di saper stare lì davanti. Stroll sta facendo una stagione solidissima. Davvero, penso che grazie a questa stagione 2020 sia riuscito a mettere dietro alcune voci che lo volevano, diciamo, effettivamente lo screditavano, perché comunque il suo podio silenzioso a Monza l'ha fatto, al Mugello prima di quel bruttissimo schianto stava facendo un'ottima gara. Forse la Racing Point può essere penalizzata da questi, diciamo, da questi in e out di Hülkenberg che prende prima, il posto prima dell'uno poi dell'altro. Per quanto riguarda la McLaren è una scuderia che è andata, diciamo, ha attraversato un grande periodo di ristorazione. Adesso sta raccogliendo i frutti di anni e anni di disavventure. È una bella lotta. Tra le tre è una bella lotta. Se dovessi, diciamo, puntare su una delle tre, punterei, seguendo semplicemente il trend, sulla Renault. Però c'è il discorso che magari prima ha introdotto anche Stefano di scusami, Samuele di Ricciardo sempre avanti a un Ocon molto molto spento, mentre la McLaren ha due piloti che, salvo imprevisti come è successo al povero Norris, sono costantemente a punti. Quindi è una bellissima lotta fino alla fine, secondo me. Dobbiamo aspettare Abu Dhabi per sapere chi arriverà terzo. Samuele, la Ferrari deve guardarsi dall'AlphaTauri perché, insomma, anche ieri Leclerc ha cercato di fare i miracoli, sorpasso e controsorpasso con Perez, apprezzabile, però veramente tanta fatica. Però ti voglio chiedere, Samuele, c'è sempre la sensazione che Leclerc cavi fuori sempre qualcosa di più dalla macchina, e la questione motore nuovo che Binotto ha anticipato. Io sono molto molto curioso di vedere la Ferrari, al di là del fatto che comunque non sarà una macchina competitiva, l'aerodinamica si potrà cambiare, ma si potrà fare poco altro perché gli sviluppi saranno abbastanza congelati in vista del 2022. Però può il motore, insomma, compensare, cioè la Ferrari, il punto centrale dovrà lavorare sul motore, perché così poi almeno, senza possibilmente irregolarità o zone grigie del regolamento come l'anno scorso, con un motore competitivo l'anno prossimo la Ferrari, non dico che potrebbe tornare come l'anno scorso, però fare peggio di quest'anno sarà difficile, no? Sì, faccio intanto solo una precisazione, visto che Racing Point qua non è calcolata la penalità, quindi sono ancora più racchiusi. La Racing Point ha 120 punti con i 15 punti di penalità e sono in 6 punti, quindi a giocarsi il terzo posto tra Racing Point, McLaren e Renault. Sì, la Ferrari rischia l'Alfa Tauri. Se guardiamo il trend delle ultime gare, l'Alfa Tauri ha effettivamente conquistato più punti. In questo caso vediamo un pilota che sta emergendo, sopra l'altro, in entrambi i team, perché anche in Alfa Tauri Gasly sta facendo una stagione decisamente migliore rispetto a quella di Kvyat. Un altro dato che è un po' inquietante sono gli 8 punti che Sebastian Vettel ha conquistato nelle ultime 7 gare, 10 quelli di Nico Hülkenberg, che ha corso solamente 2 gare con una vettura con cui non ha fatto i test pre-season e ha fatto solamente 3 gare quest'anno. Quindi questo è un dato che fa abbastanza riflettere sulla stagione Ferrari. Sul prossimo anno sicuramente ci aspettiamo una monoposto più competitiva.
Il nuovo motore, secondo quanto dichiarato da Binotto, avrà i cavalli dello scorso anno. Detto questo, ci saranno 2 anni di sviluppo da parte degli altri. Il fatto che sia già al banco a girare da 2 mesi non mi fa pensare così in positivo, visto che probabilmente tutti gli altri motoristi prorogheranno lo sviluppo per qualche altro mese. Quindi vedremo. Sicuramente il gap motoristico sarà inferiore. Però per far tornare la Ferrari ai livelli che ci ricordiamo, chiaramente sarebbe molto, molto di più. Andiamo con un po' di messaggi. Prima di chiedervi la cose, la vostra idea sul motorone Honda. Saluto Emilio. Sainz è un pilota valido, ma è inutile negare che ci siano ragioni economiche, come ha detto bene Samuele. Il Covid ha inciso. L'ideale sarebbe stato Perez. Per me Perez non sta facendo malissimo, che è ancora senza sedile, tra l'altro. Matteo, cosa ne pensi? Insomma, poi. Più che altro spero che, insomma, puntare tutto sull'Eclerc sia la. Io, scusa se interrompo, io non capisco perché Vai, vai. Red Bull non punti su Perez. Per me è il pilota perfetto da affiancare a Verstappen. Con l'Academy Red Bull che non sta sfornando grandi Sì. piloti, non capisco perché non si parli di Anche quest'idea. perché Albon è sempre stato lì sull'orlo del ben servito, ma non gliel'hanno mai dato. Ah, Quindi. Albon malissimo, sinceramente. Sì. Se non Albon è il migliore quest'anno. dei, scusami Matteo, se non è il No, no. migliore dei piloti dopo i top team, non sta facendo un buon lavoro. Cioè, il podio del Mugello per me era sufficienza. Io ho fatto anche le pagelle in quell'evento e avevo dato credo la sufficienza a Albon, eppure era stato il primo podio di Albon, però non, deve far di più, deve far di più, non può essere a centro gruppo visto le prestazioni di Verstappen. Vado, scusate, a ruota. Matteo, cosa ne pensate? Allora, Davide Fiori, che saluto, scusa se leggo in ritardo il tuo messaggio, ma me l'hai mandato un quarto d'ora fa, ma cosa ne pensate del predestinato? Davide Fiori, io intuisco che il predestinato sia Leclerc. Ragazzi, ti dico la mia, il predestinato è, allora, io giornalisticamente è una parola che odio. Matteo, poi ti lascio la parola. Sono tutti predestinati, no? Basta che uno faccia qualcosa di bene. No, lasciamo, io ho tantissima speranza in Leclerc e credo che tutti vogliamo vederlo, come dice sempre Vanzino, date una macchina a questo ragazzo. Però poi comunque Leclerc dovrà dimostrare con una macchina competitiva. Cambiano le pressioni, cambia il modo di stare in pista. Aspettiamo e vediamo. Non utilizzerei la parola predestinato. Non utilizzerei la parola predestinato perché tanti giocatori di calcio si sono persi per strada, tanti piloti si sono persi per strada. Matteo, non so se vuoi aggiungere qualcosa. È chiaro No, che siamo sono. curiosissimi di vederlo con una macchina competitiva, perché poi lo scorso anno, al primo anno di Formula 1, insomma, ha fatto vedere qualcosa, no? No, personalmente sono d'accordissimo con te. Cioè, in questo momento Leclerc ha dimostrato e continua a dimostrare ogni weekend di avere moltissime potenzialità, di avere moltissimo talento e di riuscire a competere anche lì davanti con una macchina come che abbiamo già affrontato, come già abbiamo affrontato in questa nostra live. Non all'altezza delle posizioni che magari ogni tanto nelle quali lo ritroviamo in qualifica. Bisognerà vedere, bisognerà aspettare, esatto, perché comunque l'anno scorso ha fatto una grandissima stagione d'esordio in Ferrari, però l'anno scorso partiva da underdog, partiva comunque da seconda guida, quindi diciamo che aveva le spalle più scariche, ecco. Adesso mettergli troppa pressione invece potrebbe essere più controproducente che altro, quindi di nuovo, purtroppo, qualsiasi cosa concerne la sfera Ferrari, bisognerà attendere, così come bisognerà attendere la consacrazione vera e propria di Leclerc. Samuele. Beh, il talento di Leclerc è stato visto da tutti nella prima stagione in Alfa Romeo Sauber e nella prima stagione in Ferrari. Forse ancora di più quest'anno, cioè comunque sta demolendo un 4 volte campione del mondo, poi la situazione è particolare e questa è sicuramente una scusante, però la stagione che sta facendo Leclerc è straordinaria in una stagione difficile, solitamente nelle stagioni difficili che si vedono i grandi piloti, quindi non ho dubbi sul talento di Leclerc. Poi adesso, tornando al discorso paragoni, se lo iniziamo a paragonare con Verstappen, con Hamilton, è totalmente Facciamo impossibile perché le macchine sono l'errore, diverse e certo. quindi torniamo sempre allo stesso punto.
Samuele, rimango da te perché dobbiamo anche, ci stiamo avviando alla chiusura, ma dobbiamo parlare anche di questo motorone Honda, insomma, la Honda che lascerà alla fine del 2021 la Formula 1. Verstappen probabilmente non l'avrà presa benissimo, non credo che inciderà sulla questione, però credo che contrattualmente ci sia qualcosa comunque di legato anche al motore da parte del pilota. Ieri sera proprio a Race Anatomy, Mario Miyakawa ha detto una cosa molto giusta. La Toyota e la Renault lavorano di concerto, insomma, Toyota con Subaru e Suzuki, la Renault alla Nissan. Quindi questa collaborazione tra marchi magari può aiutare. Nel caso della Honda non è così. È una questione economica, i risultati credo che comunque li abbia avuti. Io ricordo un po' quando la Honda lasciò la Formula, lasciò la McLaren di Senna e Prost, e poi la McLaren passò a Ford ed ebbe dei problemi. Come la vedete, io ci vedo una questione, insomma, economica. Certo che il Covid ha un po' cambiato un po' le carte in tavola. Ecco, è una. Voglio dire, un elemento ulteriore che può farci sperare in un 2022 ancora più competitivo. Ma sinceramente non credo che cambierà di nuovo quella situazione. Sicuramente la Red Bull non rimarrà senza motore, questo è evidente. Non avrà motore Mercedes comunque fornisce già altri tre team. Il prossimo anno con McLaren saranno quattro con la Mercedes stessa. La Ferrari ha dichiarato, proprio per voce di Binotto, di valutare la situazione, però non credo che sia una pista così percorribile. La Ferrari è in un percorso comunque di crescita e Red Bull sarebbe un avversario molto, molto temibile. In quel caso la Renault sarebbe obbligata a fornire la Red Bull dopo un addio poco pacifico, però vedremo. C'è anche la possibilità che Red Bull possa rimanere con la motorizzazione Honda nel 2022 con una sorta di aiuto da parte degli stessi tecnici, un aiuto Sì, infatti interno per comunque mantenere. ci chiede Antonella, è vero del Mugen Honda? Perché insomma insomma è uscita questa cosa dopo il 2021 che si potrebbe fare questa cosa qua sulla Red Bull, però ancora Sì, però credo non comunque sarebbe una situazione solamente riguardante il simile. 2022. Sì, certo. Poi vediamo un attimo, siamo stati perfettamente nei tempi, abbiamo cavalcato tutti i nostri temi. Antonio Salandra, no, io non voglio essere frainteso, non sono tifoso di Formula 1, anche okay, hai fatto bene a specificarlo, no, ma io che uno sia tifoso o meno, tutte le opinioni sono vere, però ecco, abbiamo spiegato insomma questa cosa della mafia, anche perché insomma la terrei dov'è. Poi ti ripeto, non c'è nessun santo nel mondo, quindi ci mancherebbe, ecco, semplicemente però chi è causa del suo mal pianga se stesso. Allora io direi che siamo quasi in conclusione, ricordiamo che la Formula 1 torna il 25 ottobre con il Gran Premio del Portogallo. Vi chiedo, Matteo, parto da te, poi Samuele, un'ultima battuta perché andiamo all'Algarve, autodromo dell'Algarve, una zona insomma turisticamente molto frequentata, ma a Portimão nessuno ha mai corso, è un circuito proprio sconosciuto. Non credo che sia un simil Mugello, però ci dovrebbero essere dei sali scendi e molte curve, insomma, abbastanza insidioso. Può essere, forse arriva fuori tempo massimo, perché tanto comunque il mondiale è deciso, però può essere un impegno, insomma, importante e un dispendio di energia importante. E come può incidere, insomma, nell'ambito del mondiale? Insomma, qualcuno potrebbe lasciare qualche punto importante lì. Beh, sì, diciamo che essendo un circuito inedito, nessuno ha dati inerenti a edizioni precedenti, quindi i colpi di scena sono dietro l'angolo. Poi ricordiamo che comunque ogni scuderia porta degli aggiornamenti, per ogni circuito, quindi secondo me qualcuno potrebbe, soprattutto di quelli magari più avanti, potrebbe decidere magari di risparmiare, andare un po' a risparmio in quell'occasione, e quindi magari potremmo vedere una lotta più ravvicinata, però credo che difficilmente verrà invertito il trend di questo 2020. Sicuramente sarà una tappa molto, molto interessante, sarà da seguire con gli occhi molto spalancati, perché è un circuito
molto tecnico, molto veloce. Alcuni hanno avuto la possibilità di girarlo, anche se ovviamente non a bordo di una Formula 1, e le impressioni dei vari piloti sono state molto, molto positive. Quindi potrebbe essere anche, diciamo, una demo di un qualche evento futuro, magari anche più stabile. Samuele, che cosa succede in Portogallo? Insomma, poi diventerà anche dalle gomme e tutto quanto, però insomma, potrebbe essere un circuito interessante, insomma, che siamo curiosi anche noi di scoprire, no? Bellissimo, un grandissimo circuito quello di Portimão. Si corre a livello di campionati mondiali solamente la Superbike, però tra i saliscendi, lunghi rettilinei, comunque è un circuito che sicuramente piacerà ai piloti. E fammi dire, tutti i circuiti che sono stati inseriti nel calendario post-Covid sono veramente molto belli, old style. Poi avremo Imola, che sarà un altro circuito davvero straordinario per i piloti. Forse sarà più complicato sorpassare, però comunque piacerà tantissimo. Sono curioso di vedere il Bahrain 2, comunque, che si tratta quasi di un rettangolo, quindi in quel caso Power Sì, è Unit vero, con ci la sono state coefficienza. modifiche che non faranno bene alla Ferrari, quello sicuramente. Sicuramente no. Già il Bahrain 1 sarà molto complicato, il Bahrain 2 probabilmente sarà un calvario. Mi auguro Certo. di no per i ferraristi, però è possibile che sia così. Detto questo, sì, in Portogallo è un po' tutto un'incognita, specialmente il lato gomme. Detto questo, basteranno 3 o 4 ore di prove libere per far prendere confidenza i piloti e far emergere comunque le vetture migliori. È stato un grande peccato non vedere Mick Schumacher girare sull'Alfa Romeo. C'è stato un rinvio, ovviamente, mi sembra di aver capito la data da destinarsi, però insomma, siamo già in antipasto di 2022, comunque il 2021, anche se non cambierà molto, però insomma, se entra qualche pilota nuovo, insomma, c'è grande voglia di vederlo all'opera. Allora, siamo in conclusione. Questo che vedete è ciò che rimane del mondiale di Formula 1 2020, quindi 25 ottobre a Portimão in Portogallo, ci sarà Imola, ricordiamo che a Imola si parte alle 13:10, quindi via della gara alle 13:10, si lavorerà su 2 giorni anche lì, quindi il sabato e la domenica, Gran Premio di Turchia che ha fatto marcia indietro perché sarà a porte chiuse, avevano venduto i biglietti, tra l'altro si spendeva pochissimi euro. Dai 3 ai 10 euro, non sto scherzando, però c'è stato un cambiamento e hanno deciso di farlo a porte chiuse. Va bene, 2 Gran Premi del Bahrain, 29 di novembre e 6 dicembre, Gran Premio di Abu Dhabi il 13 dicembre. Bahrain e Abu Dhabi sono 3 Gran Premi, gli unici 3 Gran Premi di questa stagione fuori dall'Europa. Certo, come abbiamo detto così negli ultimi minuti di chiusura, preferivamo un mondiale normale, ovviamente, però il fatto che comunque siano stati recuperati circuiti storici, o che comunque Mugello, Portimão, il ritorno del Nürburgring dopo 7 anni è stata una bella cosa che comunque insomma, ci ha fatto piacere. Ci ha fatto piacere rivedere questi circuiti. Non credo, non lo so, se li rivedremo poi anche l'anno prossimo, probabilmente uno o due sì. Difficile secondo me che verranno fatti 3 Gran Premi in Italia con Imola, Monza e Mugello. Comunque staremo a vedere. Matteo, io ti ringrazio, sempre bravissimo, puntuale, e di solito cura Matteo Grazie il punto sulla Formula 2 che non c'è perché torna a fine novembre. Matteo, grazie, alla prossima. a te. Grazie a te. Alla prossima. Un saluto a tutti quanti. Salutiamo anche Samuele Fassino che non abbiamo visto oggi in video, ve lo ricordo perché aveva problemi alla cam e la prossima volta, nel frattempo, hai 2 settimane prima di Portimão per aggiustare la cam e poi ci vediamo anche. Esatto. Samuele. Speriamo di rivederci in video la prossima volta. È stato un piacere, una buona serata a tutti. Grazie anche a voi che ci avete seguito. È stata una puntata elettrica oggi, bella, bella perché insomma ci piace e non fraintendeteci ovviamente, non è che sulla nostra pagina devo dire che ci seguite tutti molto bene, non possiamo sicuramente dire che ci siano commenti sgradevoli, anzi al mio editoriale di oggi ci sono stati anche commenti di parte opposta, ma comunque nell'ambito dell'ironia. Però ovviamente ecco, abbiamo voluto aprire oggi in questo modo perché quando si parla di sport ovviamente se vince la... Tanto parliamoci chiaro, vince la Ferrari, ok, però anche quando vincono gli altri, non si può dire mafia e ruba, eccetera. Mettiamoci anche un po' nei panni, nella storia poi anche di Lewis Hamilton, ma non solo di Lewis Hamilton e non solo dei mostri sacri, perché è chiaro che 91 Gran Premi e 6 titoli mondiali comunque non si vincono per caso, è una questione ciclica, finirà e sta per finire poi secondo me il ciclo di Hamilton, perché ricordiamo che ha 35 anni, compiuti il 7 di gennaio. Per cui
siate fiduciosi che magari già nel 2021, magari molto probabilmente no, però dal 2022 in poi proviamo a vedere se ci sarà una Formula 1 un pochino meno noiosa, perché questo sicuramente sì, nelle posizioni di testa, la maggioranza dei Gran Premi è così, però si mischieranno le carte, vedremo che insomma torneremo a vedere, siamo curiosi di provare a tornare a vedere una Formula 1 ancora più competitiva, ma ovviamente chi vince, vorrei dire chi vince ha sempre ragione, a volte sì, a volte no, però solitamente sì, quindi facciamo i complimenti a Hamilton che ha raggiunto uno straordinario record, quello di Michael Schumacher che aveva vinto l'ultimo Gran Premio nel 2006 in Cina, che dopo 14 anni, 261 Gran Premi, si è visto raggiungere da un grandissimo pilota, come lo è stato Schumacher, come lo è stato Senna, come lo è stato Vettel in Red Bull, come lo è stato Jim Clark, come lo è stato Lauda, come lo è stato Gilles Villeneuve che ha vinto solo 6 gare. Vedete che poi è vero anche il contrario. Anche uno che vince poco e non vince mai un mondiale può essere e può far breccia sempre nel cuore degli appassionati. PostGP torna lunedì 26 ottobre dopo il Gran Premio del Portogallo nel circuito inedito di Portimão. Continuate a seguirci su Facebook, rivedete, potete rivedere la diretta sul nostro canale YouTube. La metteremo tra stasera e domani. Seguiteci anche su Instagram, F1 World, la nostra pagina Instagram e il nostro canale YouTube, appunto F1 World It, e soprattutto il nostro serbatoio di Amarcord. Se questa Formula 1 vi annoia, andate su F1 World.it/Amarcord perché potete rivedere e rileggervi tutte le gare del passato, oltre alla nostra pagina Instagram, F1 World Amarcord, appunto su Instagram. Grazie per averci seguito, grazie ancora a Matteo, grazie ancora a Samuele, grazie a voi e a tutti i vostri commenti, mi ha fatto veramente un grandissimo piacere. Spero che il prodotto che vi proponiamo sia sempre di vostro gradimento e noi ci vediamo lunedì 26 ottobre dopo il Gran Premio di Portogallo. Ciao!